Buongiorno, I wish you a Merry Christmas! Un po' in anticipo, è il primo dicembre, però dicembre è il mese di Natale, è anche il mese della tredicesima e delle vacanze, quindi per me è un mese fighissimo nonostante il freddo. E non volevo fare un giveaway, il giveaway di Natale. Allora, prima alcune informazioni di servizio. Non c'è niente di particolarmente costoso, quindi se vi aspettate regali Mac o cose del genere, potete cambiare canale perché non è questo il caso. Seconda informazione, perché faccio il giveaway? Mi è stato scritto sotto i video scorsi in cui ne parlavo, ma non ne capisco il senso, eccetera, eccetera. Allora, per me i video di YouTube sono un hobby, non sono un lavoro. Però nel corso di questi 2 anni più o meno, alcune mie iscritte soprattutto si sono dimostrate molto fedeli e attente, ci sono sempre, mi commentano, mi scrivono anche su Facebook, con un paio di loro come Francesca, Carmen, mi scrivo Claudia, mi scrivo mail quasi tutti i giorni, ci vediamo anche fuori. Quindi è un po' come se facessi dei pensierini per delle amiche, però visto che sono tante e non posso farlo a tutte, lascio un po' che sia il caso a scegliere, quindi a qualcuna andrà bene, magari non sono persone che mi seguono particolarmente, però comunque i giveaway funzionano un po' così, perlomeno nel mio caso. Poi, terza forse, mi sono già persa, comunicazione di servizio. Lunedì ho avuto la malsana idea di ricominciare il progetto massivo di smaltimento prodotti che ho nel bagno, perché ne ho una ventina che più o meno sono lì lì per finire, ma che continuo a non finire ad accumulare roba, quindi ho deciso che finché non faccio fuori tutta quella roba non mi compro niente, ed è una cosa terribile perché poi a gennaio ci saranno i saldi anche da Sephora, quindi vedrò come fare. Comunque sul mio blog racconto semi quotidianamente come va con questo progetto, se volete farvi 2 risate andate pure a iscrivervi, ogni tanto buttate un occhio, se cercate Alidina Moss blogspot mi trovate. Poi il blog è da seguire anche perché i premi che vi farò vedere oggi forse verranno incrementati, perché in questi giorni devo ancora andare a fare qualche pensierino e se trovo qualcosa di carino magari ce lo butto dentro. Saranno sempre cose economicine tipo Essence o Kiko, però sputaci sopra se volete. Però visto che non farò un altro video per vedere cosa aggiungo, se ci fossero delle aggiunte farò delle foto e le metterò sul blog, quindi vi consiglio comunque di andare a dare un'occhiata. Allora, i premi sono 2. Il primo è forse un po' più ricco, però più o meno si equivalgono, anche perché appunto vi ho detto che non sono prodotti estremamente cari. Le regole sono molto semplici, ovvero essere iscritti al mio canale e lasciare al massimo 1.500.000 commenti a testa. Un commento a testa. Parte oggi e scadrà il 15, perché poi vorrei che ci fossero una decina di giorni per la spedizione, non si sa mai, le poste a Natale sono particolarmente cariche, quindi mi tengo un po' larga, ecco, il 15 si fa l'estrazione, i premi appunto saranno 2. Allora, inizio col farvi vedere il secondo premio. Ci sono 2 cremine di Bottega Verde che facevano parte di quel set di 10 prodotti che vi avevo mostrato, e c'è un burro corpo con olio extravergine d'oliva biologico toscano nutriente. Vediamo se mette a fuoco. Eccolo qui. L'altra cremina è una crema mani con olio di argan ed estratto di gelsomino del deserto emolliente. Eccola qui, sono 40 ml. Poi abbiamo una palla, una ballistica di Lush, che si chiama Onda Verde, me l'avevano regalata ma io non utilizzandola l'ho tenuta da parte. E poi abbiamo 4 prodotti Essence. Abbiamo questo smalto che spero non si offenda la futura vincitrice, ma io vorrei far vedere spacchettato perché è di un rosso fighissimo, che quando l'ho ricevuto me lo volevo tenere per me, vi dirò la verità, ma poi ho fatto la brava. E il colore è Red Velvet, lo vedete scritto qui, ed è questo rosso natalizio, secondo me piuttosto figo. Io sono innamorata del rosso di Chanel di Natale, spero con tutto il cuore che qualche mia amica me lo regali, perché non me lo posso comprare. Poi c'è un altro smalto, questo non lo apro perché tanto è trasparente, sempre di Elf. Questo me l'avevano regalato quelli della Elf in un ordine tempo fa, ma io ne ho già uno quindi l'ho tenuto chiuso. E poi ci sono 2 lip gloss, anzi c'è un Luscious Liquid Lipstick 2121 al colore Strawberry,
Eccolo qui, ed è questi, di questi fatti così, che io utilizzo con parecchia gioia. E poi ce n'è uno che io ho e ho ricomprato perché è un colore che mi piace moltissimo, ed è un lip stain, ed è il colore Lucky Lady, che è questo simil corallo, io direi, con l'altra base dall'altro lato trasparente. Questo è il premio numero 2. Il premio numero 1, invece, è forse un po' più ricco. Abbiamo una crema talco per i vostri piedacci puzzolenti al profumo di menta, che potete anche girare ai fidanzati perché normalmente sono loro che hanno i piedi più puzzolenti, un bagno doccia al profumo iris sempre di Bottega Verde, e sempre di Bottega Verde abbiamo un latte corpo con olio di mandorle dolci elasticizzante formato weekend, secondo me va bene. Poi, sempre di Bottega Verde, abbiamo questo smaltino che mi era piaciuto tanto e avevo acquistato per voi, che è il Rouge Noir, questo rosso scuro molto bello, a me piace moltissimo. Lo trovo anche parecchio invernale, parecchio chic, anche con le unghie corte. Poi di nuovo un periodo che mi sto mangiando le unghie, un dramma. Poi, sempre di Elf, c'è questo prodotto che io in realtà non ho mai provato, quindi magari mi farete sapere voi com'è, ed è un matte lip color, quindi penso che sia un rossetto matita. La confezione è questa, il colore è abbastanza simile così a occhio a quello di Bark. Beh, vi faccio vedere vicini, ecco, sono così, vedete i due colorini qui sotto delle scatole, a me sembrano abbastanza simili, a dirvi la verità. Questo però è fatto a matita, non l'ho mai provato, quindi proprio non vi so dire di cosa si tratta. Poi un'altra cosa che mi piaceva molto, che mi sarei tenuta per me una volta arrivata col pacco della Elf, è il Fard, questo qui in crema cream to powder finish, quindi uno di quelli che inizialmente è cremoso, poi una volta applicato è polveroso. Anche qui spero che la vincitrice non si offenda, però lo vorrei far vedere bene. Il colore è Flirt, scritto Flirt, Flirt da flirtare. Ecco, questa è la scatolina studio, molto chic secondo me. E questo qui è il colore. Non so veramente come sia applicato, se rimane così vivo o se poi è modulabile, però è un fucsia che a me sembra molto figo. E per l'appunto vi chiederei, una volta provato, di farmi sapere com'è, perché se ne vale la pena, quando finirò il famoso progetto di smaltimento prodotti, che include anche due fard minerali da far fuori, me lo potrò comprare. Poi, ultimo premio del regalo 1, questo lo tengo in serbo da quest'estate, da quando me l'aveva mandato la mia amicissima dalla Germania, che ringrazio ancora, ed è un quad di palette, sì, un quad di ombretti al verde. Al verde, questo è il colore 37, chocolate o cioccolate, non so come si dice, come si dica in tedesco, ed è un quad di ombrettini sul marrone. Io, visto che già ai tempi ero strapiena di marroni, avevo deciso di tenere questo proprio per il giveaway di Natale. E tra l'altro, prima di chiudere, vi volevo dire che una ragazza mi ha scritto ieri dicendo che l'Alverde, i prodotti dell'Alverde si possono ordinare, probabilmente, io non ho ancora verificato, da Amazon Germania, amazon.de credo che sia. Non ho ancora verificato né se si possa fare né quali saranno le spese di spedizione verso l'Italia, però io acquisto da Amazon UK, quindi immagino che si possa anche acquistare da amazon.de. Allora, finito, appunto, se ci metterò altre cosette probabilmente pubblicherò le foto degli acquistini sul mio blog. Spero che questa cosa vi faccia piacere, a me diverte sempre fare giveaway perché mi piacciono le vostre risposte sotto i video, perché come le altre volte le risposte a questo giveaway devono essere a tema. E il tema di quest'anno uno mi piace, ed è: fate finta di scrivere una mini lettera a Babbo Natale, ovvero tipo io sono Babba Natale e mi dite il vostro sogno qual è, mi potete indicare tre cose, magari se sono simpatiche o di make up è meglio, ecco, non mi scrivete tipo una casa, una Maserati e uno yacht, perché magari, però ecco, forse la Naked Palette è più affordable. Tra l'altro, visto che è uscita la Naked 2, cioè, ma qui lo fanno apposta, e anche la palette Elegantissimi di Neve Makeup,
che è troppo figa secondo me, però io sono in fase smaltimento prodotti e non mi comprerò niente, però se voi volete farmi dei regali scrivetemi pure e io il mio indirizzo ve lo do senza problemi. Comunque questo giveaway scade appunto il 15, sbizzarritevi con le letterine a Babba Natale e buona giornata.